Ciao, benvenuti a Cazzeggio Catania. Ciao a tutti, in questo episodio di Cazzeggio Catabiotrico parleremo di come scegliere la muta shorty per fare snorkeling in mare nell'estate. Allora, di mute shorty ve ne sono di vario genere. Possono essere scelte in funzione del tipo di acque in cui si andrà a fare il bagno. In genere si classificano le acque calde, superiori ai 20 gradi centigradi, le acque temperate tra i 17 e i 22 gradi centigradi, le acque fredde tra i 12 e i 17 centigradi e le acque molto fredde tra i 7 e i 12 gradi centigradi. La muta va provata prima di comprarla ed è bene indossarla restando in mutande o in costume. Deve essere facile da indossare e facile da togliere. Deve permettere movimenti comodi a braccia e gambe. Ovviamente deve avere uno spessore adeguato per il mare dove si intende andare a nuotare. In Italia, in genere, nei mesi estivi, la temperatura dell'acqua è sempre superiore ai 20 gradi centigradi. Quindi le mute shorty che possono essere scelte sono molto economiche, non dovendo disporre di neoprene molto spesso. Una muta shorty estiva con uno spessore di 1,5 mm o 2 mm sarà più che sufficiente. La muta shorty vi permetterà con poca spesa di fare un bagno più lungo, oltre ad essere un utile indumento che vi proteggerà dalle meduse. Le mute economiche non sono mai a tenuta stagna, anche buttandosi in acqua non evitano mai uno shock termico, ma ne riducono solo la magnitudo. Ebbene quindi, prima di buttarsi in mare, acclimatarsi alla temperatura più fresca dell'acqua di mare, specie se prima si è trascorso molto tempo al sole. Inoltre, le mute shorty sono sempre dotate di zippo posteriore o anteriore, con una flamella di protezione. Tuttavia, le mute per mari caldi non sono mai a perfetta tenuta stagna. Dalla zippo filtrerà inevitabilmente acqua di mare, per cui, secondo me, è preferibile avere una muta shorty con la zippo sulle spalle. L'acqua di mare filtrerà nelle spalle, poi una volta riscaldata dal tepore del vostro corpo, passerà per gravità e per movimento sul busto anteriore, che è sempre bene mantenere al caldo. Una muta shorty con una zippo frontale invece farà sicuramente assai più facile da indossare, ma causerà maggiore scomodità e maggior shock termico a causa del fatto che l'acqua di mare più fredda che filtrerà sul davanti per le inevitabili infiltrazioni colpirà subito il busto, rendendo poco utile l'indumento marino. L'acqua filtrata nella tuta in ogni caso rimarrà all'interno della muta, restando a contatto del vostro corpo, che è in movimento dato che state facendo attività fisica nuotando in mare. L'acqua vi toglierà il sudore e l'umidità della traspirazione corporea. Contemporaneamente la piccola zavorra d'acqua vi si riscalderà, concorrendo a mantenere un buon comfort, permettendovi di restare a vostro agio in acqua anche per 3 ore di fila. Ovviamente è buona cosa non fare mai la pipì dentro la muta, dato che sarebbe peggio che pisciare contro vento. La manutenzione della muta in neoprene è davvero molto semplice. Una volta tornati a terra, rivoltatela e lasciatela asciugare preferibilmente all'ombra. Poi a casa, oppure se siete sui bagni, risciacquatela con acqua dolce, prima dalla parte interna, fatela asciugare all'ombra, poi rivoltate la muta e risciacquate l'esterno della muta usando sempre acqua dolce e fatela asciugare all'ombra. Questa banale procedura per, diciamo, fare un minimo di manutenzione alla vostra
muta a shorty permetterà di togliere il sale, la sabbia, la crema solare, i rimasugli di pelle rimasti attaccati alla muta e manterrà la muta shorty in perfetta efficienza. Con poca spesa e pochissima manutenzione vi godrete per moltissime stagioni un ottimo indumento da mare che vi regalerà tante ottime nuotate e facendo ovviamente, se lo vorrete, snorkeling.